Ciao e bentornati su Misteri Ricappe Dita. Oggi andrò a spiegare un thriller americano intitolato The Thinning. Prima di ciò, voglio ringraziare tutti per l'incredibile traguardo dei 10.000 iscritti. Attenzione spoiler! Buona visione! È il 2039 e la Terra è diventata sovraffollata, con l'umanità sull'orlo dell'estinzione. Le Nazioni Unite dichiarano che tutti i paesi devono tagliare annualmente la propria popolazione del 5%. Seguendo questa regola, gli Stati Uniti implementano una regola chiamata The Thinning. Nella scrematura, gli studenti devono partecipare a un test standardizzato ogni anno e chiunque lo fallisce viene ucciso con un'iniezione letale. Il film comincia mentre Laina Michaels sta dando ripetizioni a un ragazzo delle superiori di nome Simon. Simon sembra avere delle difficoltà a risolvere le equazioni, così chiede a Laina di aiutarlo. Lei tira fuori una scatola di lenti e gliele porge. Subito dopo averle indossate, Simon è in grado di risolvere i problemi matematici. Da qualche altra parte, ci viene presentato Edward Black Redding, il figlio del governatore del Texas Dean Redding. Esce di soppiatto dalla sua casa di notte, per incontrare la sua fidanzata Ellie Harper nella sua macchina. Black inizia a parlare del test che avranno il giorno dopo. Ellie è molto nervosa, ma Black la assicura che lo passerà. In quel momento, la guardia del padre di Black gli scopre e riporta il figlio all'ufficio del padre. Dean è deluso dal fatto che Black sia uscito prima di un test così importante. Pensa infatti che Ellie sia una distrazione per lui. Il giorno dopo, arriva quindi il momento del test. Vengono condotti attraverso un intenso controllo di sicurezza, prima di entrare a scuola. Black chiede quindi a Laina delle lenti, ma lei le ha finite. Laina e il suo amico, Kellan Woods, sono di fronte alla linea per entrare. Uno degli studenti ha delle scritte sul braccio e quando viene scoperto prova a scappare, ma le guardie riescono a prenderlo. Nessuno è mai stato in grado di fuggire dagli esami oppure copiare. Dentro scuola, Blake e Ellie si abbracciano per l'ultima volta, prima di entrare nell'aula dell'esame. Subito dopo l'esame comincia e gli vengono date 2 ore per completarlo. Tutti iniziano quindi a risolvere i problemi mostrati su un tablet. Laina riesce a risolverli tutti senza problemi ed è la prima a finire. Il suo amico Kellan invece sembra faticare. Quando l'esame finisce, ricevono i risultati subito dopo. L'insegnante sta quindi chiamando diversi nomi che non hanno passato l'esame e gli studenti sono ansiosi sperando che tutto sia presto finito. Coloro che hanno fallito vengono presi dalle guardie, alcuni piangono, certi provano a resistere e qualcuno cerca di scappare, ma chi si oppone viene addirittura picchiato. Fortunatamente, Laina, Kellan e Black riescono a passare. Tuttavia, all'ultimo momento, la fidanzata di Black Ellie viene chiamata dalle guardie per essere poi portata via. Lui chiama velocemente suo padre e chiede di aiutare Ellie. Tuttavia, suo padre non è d'accordo, dicendo che la legge è uguale per tutti. Frustrato, corre quindi a salvarla. Attacca le guardie e chiede a Ellie di scappare, ma senza risultati. Black continua a provare a aiutare la sua ragazza, ma non c'è nulla che possa fare. È quindi passato un anno e mancano 2 ore prima che la scrematura cominci. È la prima per la sorellina di Laina Corrin e qualcuno suona al loro campanello. Si scopre essere la maestra di Laina, la signora Birch, che si è presa cura delle due ragazze come se fossero sue figlie dopo la morte della madre. Prova a calmare Laina, siccome domani sarà il primo test della sorellina, assicurandole che tutto andrà bene. Nel frattempo, Black registra un video in camera sua. Ha intenzione di segnare tutte risposte sbagliate per dare una lezione a suo padre. Passando quindi all'esame, Laina lascia Corrin al suo asilo. Nella sua classe viene presentata un'animazione video che mostra lo stato corrente della Terra. Tutte le nazioni hanno dovuto tagliare la loro popolazione del 5% per risolvere il problema. Alcuni paesi hanno fatto una regola permettendo alle coppie di avere solo un figlio, mentre altri hanno ucciso le vecchie generazioni. In America, tuttavia, il governo ha deciso di tenere solamente i più intelligenti, sterminando tutti gli altri, e i bambini non fanno eccezione. L'esame inizia quindi subito dopo. La loro maestra è triste perché sa che alcuni dei suoi alunni verranno uccisi. Per fortuna, Corrin riesce a passare il test. Laina e Kellan entrano a scuola per sostenere la prova e il test inizia e finisce in pochissimo tempo. Nel frattempo, il governatore scopre le risposte del figlio ed è molto preoccupato. Decide quindi di contattare il direttore, Mason, chiedendogli di risolvere il problema. Mason scambia quindi il punteggio di Black con quello di Laina, facendole fallire il test. Vengono poi detti i risultati dell'esame e con sorpresa di tutti, viene chiamata pure Laina che lo ha fallito.
La signora Birch ferma le guardie mentre la stanno prendendo, dicendo che è il suo migliore studente e ci deve essere un errore nel sistema. Tuttavia, i risultati sono decisi e non possono essere cambiati. La maestra le lascia quindi una chiave, così che Laina possa aprire la porta e scappare. Black è sorpreso nel sapere che non ha fallito il test e gli studenti che hanno superato l'esame festeggiano i risultati in una festa scolastica. Da qualche altra parte, Dean sta facendo un discorso come governatore per dichiarare la sua intenzione di diventare presidente degli Stati Uniti. Lui sottolinea i risultati del sistema scolastico, che attraverso il test è riuscito ad essere il migliore tra le 196 nazioni. Il tasso di crimine si è inoltre ridotto del 26%. Black ascolta il discorso di suo padre mentre è alla festa e scappa di nascosto. Supera il corridoio e colpisce una delle guardie, mentre entra nella stanza di controllo. Nel frattempo, Laina e gli studenti che hanno fallito vengono portati in una stanza e vengono messi addosso a un muro. Sono forzati a rimuovere tutti i vestiti per essere decontaminati, per essere portati poi in una sala dove le guardie li stanno per uccidere tramite iniezione letale. All'improvviso, Black toglie l'elettricità, mandando nel buio tutta la scuola. Cogliendo l'occasione, gli studenti che stanno per essere uccisi si liberano e provano a scappare. Tuttavia, nessuno di loro ci riesce, tranne che Laina. Utilizza la chiave che la sua insegnante le ha dato ed esce dalla stanza. Subito dopo, Mason entra nella sala e chiede di contare i prigionieri. Scoprono che Laina manca e iniziano a cercarla. Black la trova e la aiuta a combattere contro una delle guardie. Mentre parlano, realizzano che qualcosa è stato fatto ai risultati di Black e Laina. Entrano quindi dentro un condotto per nascondersi, seguendo i cavi della connessione per arrivare alla stanza dei server, dove possono controllare i risultati. Nel frattempo, la scuola è ancora in completo lockdown a causa della mancanza di corrente. La notizia arriva fuori e viene comunicata per tutto lo stato. I genitori fuori iniziano a essere preoccupati, mentre il governatore Dean chiama Mason per chiedere aggiornamenti sulla situazione. Nel frattempo, la ventola sotto Black si rompe, facendolo cadere dentro la piscina sottostante. Laina lo segue subito dopo, tirandolo fuori dall'acqua, ma lui non sta più respirando. Laina gli esegue quindi la respirazione bocca a bocca e in qualche modo riesce a salvarlo. I due si cambiano quindi i vestiti con quelli di un armadietto in piscina. Proseguono attraverso i condotti e raggiungono la stanza dei server, ma una guardia controlla la porta. Inoltre, la chiave di Laina cade dalla ventola proprio di fronte alla guardia. Lui non la nota, ma ora devono in qualche modo recuperarla. Il loro piano è quello di andare al laboratorio di scienze e unire una corda a un magnete per cercare di pescare la chiave attraverso la ventola. Procedono quindi verso il laboratorio per cercare tutto il necessario. Tuttavia, fanno un rumore che fa allertare una guardia. Provano a scappare velocemente e Laina riesce a tornare al condotto, ma Black è costretto a nascondersi nel laboratorio. Laina prova quindi a recuperare la chiave, riuscendo a portarla fino a metà strada, quando all'improvviso una guardia la prende. Si scopre però che è Black travestito, che è riuscito a sconfiggere la guardia precedente e ha indossato i suoi vestiti. Subito dopo, l'agente che i due avevano attaccato prima avvisa Mason di quello che sta accadendo e rivela inoltre che Laina ha una chiave con sé. Mason raduna tutti gli insegnanti, sospettando che qualcuno abbia dato la sua chiave agli studenti. Quando la signora Birch è nella stanza con gli altri insegnanti, inizia a flirtare con un altro professore e riesce a prendere la sua chiave. Mason controlla quindi ogni insegnante, facendosi mostrare la loro chiave. Birch si salva mostrando quella rubata e siccome l'altro insegnante non ce l'ha, Mason lo minaccia di dirgli dove si trovi Laina. Tuttavia, lui insiste di non sapere nulla e il direttore lo pesta. Laina arriva finalmente alla stanza dei server, dove accede al computer utilizzando la chiave, ma Mason lo ha protetto con una password. Scrive quindi a Kellan, che è bravo nell'hackeraggio, per farsi dare l'accesso. Dopo un po' di tempo, Kellan riceve un messaggio da Laina. Lui la aiuta ad entrare nel computer di Mason e lei ricerca i suoi risultati scoprendo che ha ottenuto un punteggio di 98. Nonostante ciò non è passata, mentre Blake, che ha ottenuto un punteggio di 15, ha superato l'esame. Fa altre ricerche e scopre che pure Ellie aveva ottenuto un 88 e aveva fallito, mentre altri con un punteggio più basso erano passati. Laina realizza che il sistema di punteggi è truccato e il governatore ha ucciso chiunque volesse. Invia quindi un fail con i voti truccati a Kellan, ma subito dopo l'energia ritorna e Mason vede che è nella stanza dei server. Laina lo capisce e inizia a scappare. Tuttavia, Mason la riesce a prendere poco dopo. Black, d'altra parte, è ancora travestito da guardia.
Ecco gli studenti che hanno fallito e ordina all'altro agente di portarli alla sala ricreativa insieme a tutti gli altri, ma lui si rifiuta e i due iniziano a lottare. La guardia lo smaschera e scopre la sua vera identità. In quel momento, Kellan riceve il messaggio di Laina ed è sorpreso nel sapere che i risultati sono truccati. Lui è amico di un giornalista, così gli invia velocemente i dati. Il reporter trasmette la notizia, mostrando l'alterazione dei risultati. Dopo che le foto sono state divulgate, il governatore viene chiamato dal suo leader di partito, che lo minaccia di ritirare la sua candidatura a presidente. Non volendolo fare, Dean Redding rilancia tutte le accuse a Mason e pretende di essere innocente. Cerca di provarlo, così non ha altra scelta se non quella di uccidere gli studenti che hanno fallito, incluso il suo stesso figlio Black. A scuola, Mason e le guardie portano Laina alla stanza della scrematura per ucciderla insieme agli altri. C'è pure Black, e Mason chiama Dean per chiedergli se possono procedere a uccidere tutti gli studenti, ma lui dice di fermarsi. Vuole che gli studenti che hanno veramente fallito vengano uccisi, incluso suo figlio. Le guardie liberano Laina e gli altri studenti che avevano passato il test. Laina bacia Black, ma le guardie lo portano via insieme a quelli che hanno fallito. Li uccidono tutti, facendogli l'iniezione letale. Mentre il lockdown finisce, Laina si riunisce con sua sorella minore, Corinne, e la signora Birch. Passando ad alcune ore dopo, vediamo i corpi degli studenti uccisi essere portati nei sotterranei da un ascensore. Gli studenti iniziano a muoversi, rivelando che il liquido iniettato non è altro che un sonnifero. Si fermano quando raggiungono una fabbrica, che è piena di beni prodotti dalla compagnia tecnologica Suru Global. Molte persone lavorano nella fabbrica, e in quel momento Black è sorpreso nel notare che una di loro è Ellie, la sua ragazza. Questo indica che gli studenti che dovevano morire sono portati sottoterra a lavorare per una ditta multimilionaria americana. Questo è tutto un piano del governo per ottenere schiavi gratis. Iscriviti per nuovi video come questo, attiva le notifiche e lascia un mi piace e un commento per aiutare il canale. Grazie per la visione!